Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa serie di webinar che stiamo organizzando nell'Università di Firenze sull'ottica e l'ottometria. Siamo al secondo webinar, sarà sull'ortocheratologia e lo speaker sarà Antonio Calossi, che qui vedete, tra un po' gli do la parola. Prima di questo, qualche informazione tecnica per gli studenti che ci seguono. Come l'altra volta abbiamo preparato un form, il link lo trovate nella chat di YouTube. Se cliccate su quel link vi si apre una finestra che ora la regia manderà in onda. Eccola qua. Questa finestra scorre verso l'altra, Andrea. Bene. Questa finestra, appunto, vedete il webinar di oggi. Dovrete inserire il vostro nome e cognome nella parte di certificazione e selezionare l'istituto da cui provenite. Li abbiamo elencati tutti. E sotto ci sono anche le università, perché abbiamo anche gli studenti universitari. Se per caso mancasse il vostro istituto, ma solo se manca, dovete riempire diciamo il campo altro, lì in fondo. Per gli studenti universitari non facciamo le domande, ci fermiamo qui. Invece, per gli studenti del liceo, per diciamo il loro PCTO, devono rispondere a tre semplici domande che il nostro relatore ha preparato. Ogni domanda ha tre risposte, di queste tre risposte una sola è corretta, che vale un punto, la risposta sbagliata vale zero, e prenderete un punteggio da 0 a 3. L'altra volta c'è stato un piccolo disguido, ma abbiamo corretto, abbiamo anche valutato le vostre risposte, sebbene il form non fosse stato preparato per dare il punteggio all'ultima risposta, però lo abbiamo valutato, non vi preoccupate di questo. Fatto questo, premete invia e naturalmente, siccome le domande sono relative al webinar, sarete in grado di rispondere solo alla fine del webinar. Quindi gli studenti del liceo devono fare tutto questo alla fine del webinar, altrimenti il form non permette di cambiare la risposta, quindi pensateci bene, quando l'avete messa, le mettete tutte e poi inviate e noi registreremo le vostre risposte. Allora, prima di passare volevo sottolineare che c'è stato qualche piccolo cambiamento di programma. Vedete qui elencata a sinistra il programma come vi era stato presentato e nella data in come si dice, evidenziata in giallo, che era OCT retinico, è stata spostata dal 10 dicembre al 21 gennaio e a dicembre abbiamo aggiunto un seminario che è su Michael Faraday, che è uno dei più importanti scienziati che abbiamo avuto in fisica e in chimica. E è anche, se vogliamo, il nonno dell'ottica, perché è stato la persona che ha unificato i fenomeni elettrici e quelli magnetici, portando poi Maxwell a formulare la sua teoria unificata, che prevedeva anche che la luce era un'onda elettromagnetica. Abbiamo il piacere di avere questa lezione storica su un personaggio veramente eccezionale della storia della fisica. E quindi vedete che c'è un webinar in più, il 10-12 non c'è a questo punto nessun webinar, ce n'è uno il 17 e un altro il 21 gennaio. Detto questo, prima di passare appunto all'argomento di oggi, annuncio il prossimo webinar. Il prossimo webinar è un pochino più, diciamo, sofisticato, nel senso che prima di tutto sarà fatto in inglese, perché lo speaker è un francese che ha vissuto a lungo in America. Ed è uno dei padri di questo concetto che è l'ottica fatta con nanostrutture. L'idea e la richiesta allo speaker di essere abbastanza didattico nella parte iniziale, però dovete anche imparare, ragazzi, un pochino a capire le cose più complicate. Questa è un po' una sfida che vi poniamo. Abbiamo aggiunto un webinar apposta proprio perché questa sfida forse è un po' alta per alcuni studenti del liceo, però prendetela come una sfida, insomma, è bene imparare anche cose di cui si capisce magari un 20-30%, non il 100%. Venendo a oggi abbiamo il piacere di avere Antonio Calossi, è un nostro docente dell'Università di Firenze, insegna contattologia e ci parlerà di questa ortocheratologia, dove orto sta per raddrizzare, keratos sarebbe la cornea, quindi è un modo per raddrizzare una cornea che non funziona bene. Naturalmente la cornea non è dritta, non è piana, quindi è un addrizzamento che in realtà è dargli una forma particolare, ma ce lo dirà Antonio. Come sapete, c'è alla fine del webinar una discussione, c'è anche dopo una mezz'ora si ferma Antonio e raccogliamo le vostre domande che potete scrivere nella chat. Iniziate a scriverle anche subito,
io poi le leggo nell'intervallo, potete anche scriverle dopo 5 minuti. E poi alla fine, quando avete esaurito le vostre domande, avremo un panel di esperti. Ho il piacere di avere tre optometristi. Ci sarà David Pietroni, che è docente di Unifim, ma è anche in questo caso il presidente dell'Accademia Italiana di Lenti a Contatti. Poi abbiamo Mirko Chinellato, che rappresenta la Società di Optometria Italiana. Silvio Maffioletti, che è docente dell'Università di Torino. E poi abbiamo un fisico, Elisabetta Valdanzi, dell'Istituto Nazionale di Ottica, e un oculista, Vittoria Murro, della Clinica Oculistica di Firenze. Entrambe queste due professoresse insegnano nel corso di laurea. Detto questo, spero di non essermi dimenticato molto, mi fermo e do la parola ad Antonio. Andrea, scusa Antonio, non hai il microfono spento probabilmente. Antonio? Ok, funziona? Scusate Ora sì, ripartiamo. l'intoppo. Quindi partiamo subito. L'argomento di oggi è questo, è una tecnica di correzione. Vi parlerò di una tecnica di correzione di alcuni difetti di vista. E il nome, come ha detto Massimo, è ortocheratologia, dove orto sta proprio per giusto, più che raddrizzato. E quindi cercheremo di spiegare di cosa si tratta. Ecco, per i non addetti ai lavori, credo che sia utile qualche richiamo di ottica oculare, cioè prima di entrare nel vivo della parte tecnica, per chi non è esperto del funzionamento ottico di un occhio, ho il piacere di fare qualche richiamo di questo aspetto. Ecco, ho il piacere di ricollegarmi al seminario scorso fatto da Anto Rossetti, dove ci ha fatto un excursus sulla storia dell'ottica e dell'ottometria. Nel suo excursus ha nominato Francisco Donders. Donders è stato il primo a scrivere un trattato scientifico, cioè con tutti i crismi di un testo scientifico, a trattare le anomalie dell'accomodazione e della refrazione dell'occhio, perché prima, soprattutto nel mondo della medicina, era abbastanza distante da questo e si confondeva fra presbiopia, ipermetropia, e Donders scrisse questo bellissimo trattato che è stato proprio il riferimento dell'ottica oculare e della sua correzione. E in questo trattato coni alcuni termini come la giusta misura, dove definisce che un occhio per vedere bene deve funzionare bene da un punto di vista neuronale, non deve avere patologie, deve avere la retina che funziona bene, il nervo ottico che funziona bene, i centri superiori che funzionano bene, ma essendo l'occhio un sistema ottico a tutti gli effetti, deve essere di giusta misura. Emmetropia vuol dire appunto, è un termine coniato da Donders, vuol dire appunto di giusta misura. Metron, misura, opsis, vista, o tutto ciò che orbita intorno alla vista, e emmetropia, quindi è un termine coniato da lui, che sta per giusta misura, dove giusta misura vuol dire che la misura della lunghezza focale è giusta, giusta per far cadere un'immagine visiva a fuoco sulla retina ad accomodazione rilassata, cioè quando non entra in gioco l'accomodazione. Ecco, la negazione di questa condizione perfetta da un punto di vista ottico è la ametropia, dove c'è l'alfa privativo, cioè che significa di misura sbagliata, ancora una volta riferendosi alla misura della lunghezza assiale, cioè se la lunghezza assiale scusate, la lunghezza focale dell'occhio non coincide con la sua lunghezza assiale, ecco che abbiamo un errore di refrazione, un'anomalia di refrazione, cioè di messa a fuoco dell'occhio ad accomodazione rilassata. E identifica due possibilità, cioè o la lunghezza focale dell'occhio è troppo lunga, ipermetropia, rispetto alla lunghezza antero-posteriore dell'occhio, oppure è troppo corta la lunghezza focale. E il termine è brachimetropia. Ecco, coniò questi due termini. Tuttavia, la condizione di brachimetropia, dice Donders, non è altro che la condizione che noi conosciamo come miopia, e quindi è inutile che io introduca un termine nuovo, continueremo a chiamare miopia, dove miopia, mio, sta per chiudere, serrato, che è
l'abitudine che avevano i miopi o che hanno ancora oggi i miopi non corretti per vedere meglio e strizzano gli occhi, fessurano le palpebre e in modo da chiudere il diaframma e ottenere un effetto stenopeico. Ecco, detto questo, c'è cioè fatta la citazione storica, adesso vediamo un pochino di capire un po' meglio le ametropie, cioè i difetti di refrazione, o meglio, le anomalie di refrazione dell'occhio, anche detti vizi refrattivi. Vizio refrattivo non mi piace molto perché non sono vizi, ma sono errori, e gli errori si possono molto spesso correggere. Ecco qua. Allora, questa è la rappresentazione schematica di allo spaccato di un occhio umano, dove vediamo la retina e vediamo la parte ottica, che è costituita da due elementi fondamentali, che sono la cornea, questa calotta trasparente fatta principalmente di tessuto connettivo, e la sua forma, dato un salto d'indice di rifrazione che c'è fra l'aria, la cornea stessa, all'interno c'è l'acqueo. Ecco che questo è l'elemento fondamentale, cioè di maggior potere, di tutto il sistema di ottico oculare. Poi cioè, troviamo l'iride, che non è altro che un diaframma, il buco che è la pupilla, e dietro abbiamo una lente che è il cristallino, che cambiando forma sotto l'azione dei muscoli ciliari, ecco, permette di cambiare fuoco in modo da focalizzare in un occhio che funziona bene e che è ad accomodazione rilassata a fuoco per la distanza, idealmente all'infinito, permette di focalizzare le immagini anche a distanza ravvicinata. Ecco, e questa è una rappresentazione schematica di cosa succede alla luce quando attraversa la cornea, entra in camera anteriore, passa attraverso la pupilla, attraversa il cristallino, che in questo caso è ad accomodazione rilassata, cioè i muscoli ciliari non tirano la zona di Zinn, e in questo caso che siamo in giusta misura, ecco che siamo in una condizione di emmetropia. Emmetropia, cioè la lunghezza focale dell'occhio, quindi il punto focale principale, cade preciso preciso sul piano dei fotorecettori retinici. In questo caso l'immagine retinica è un'immagine perfettamente nitida, perfettamente per modo di dire, perché ci sono alcune aberrazioni fisiologiche, però è molto nitida, diciamo così. E in questo caso, se tutto l'apparato neuronale funziona correttamente, si può attuare una visione nitida. Ecco, a volte succede che però l'occhio è più corto della sua lunghezza focale, come in questo caso, e quindi l'immagine non è nitida sulla retina, perché il punto focale si troverebbe oltre la retina stessa, ovviamente non ci va oltre la retina perché viene schermato dalle strutture anatomiche che ci sono prima, e sulla retina, che è il nostro schermo, la nostra pellicola fotografica, il nostro sensore digitale, chiamiamolo così, ecco che un'immagine è sfocata come in questo caso. Come si può fare per sistemare la cosa? Questa è l'ipermetropia. Ecco, un modo semplice per relativamente semplice, il primo modo per sistemare questa anomalia visiva, che non è altro che un'anomalia ottica di rifrazione, appunto, è quella di interporre lungo il camino ottico della luce prima che arrivi all'occhio una lente convergente, e in questo caso aumenta la vergenza della luce che entra all'interno dell'occhio, e così possiamo correggere quest'errore di refrazione. E quindi in questo caso è una lente messa in aria, quindi montata su una montatura che sono gli occhiali. Ecco. Vediamo cosa succede invece nel caso opposto. Se l'occhio è troppo lungo, come in questo caso, ecco, in relazione alla sua lunghezza focale, il piano di fuoco è nel vitreo prima della retina, e quindi la luce continua il suo percorso e arriva al piano dei fotorecettori retinici, ma la luce che arriva da un punto luminoso all'infinito non si concentra su un punto sulla retina, ma si disperde in un cerchio di diffusione che dipende da quant'è la distanza rispetto al fuoco perfetto e dipende dal diametro del diaframma. E ancora una volta, qui siamo in caso di miopia, appunto, brachimetropia. Non ha mai preso campo, e questa è la situazione opposta, situazione ottica opposta rispetto all'occhio corto, che è quello di un ipermetrope. E ancora una volta abbiamo un'immagine retinica sfocata, come si vede in questa convoluzione. Quindi, come si può fare per eliminare il problema? Mettiamo una lente divergente davanti all'occhio, quindi intercettiamo il cammino ottico, e se questa lente è di potere adeguato, in particolare se il suo fuoco coincide con il punto remoto dell'occhio, la lente fa divergere i raggi che
che intercettano la cornea e si può, se la lente è di giusto potere, si può mettere a fuoco, regolare il fuoco sulla retina e così ancora una volta possiamo ottenere un'immagine nitida. Ecco, normalmente come si fa a fare ciò? Normalmente si fa mettendo una lente esterna, che è una lente da occhiale, oppure invece che montata su una montatura possiamo avvicinare la lente alla superficie oculare e la mettiamo a contatto. Questi sono i due dispositivi ottici più comuni, diciamo così. Lenti da occhiali, lenti oftalmiche da occhiali, oppure lenti a contatto. Ma se io volessi far vedere bene una persona che è affetta da un errore di refrazione senza occhiali e senza lente a contatto, come posso fare? Dovrei accorciare l'occhio. Se io riuscissi in qualche modo ad accorciare l'occhio, risolverei il problema alla base. Tuttavia, ad oggi non esiste nessun metodo sicuro che ci permetta di poter accorciare l'occhio o allungare l'occhio in caso di ipermetropia. Quindi l'occhio ha la sua dimensione e quella dimensione lì tende a fare un po' quello che vuole lei, se non si riesce a rimettere a posto. In alcuni casi si può cercare di ottenere una maturazione oculare la migliore possibile, ma questo è un altro argomento di cui abbiamo già parlato in un altro webinar, che è il controllo della progressione della miopia. Ecco, vediamo un po', invece che lavorare sulla lunghezza assiale, cosa che non si può, potremmo pensare di modificare la struttura ottica dell'occhio invece che la posizione della retina, e questo è possibile. È possibile o modificando il potere della cornea oppure impiantando all'interno dell'occhio una lente artificiale. Invece che metterla a contatto, si può impiantare per via chirurgica all'interno dell'occhio, si può mettere in camera anteriore, oppure si può attaccare all'iride, oppure si può mettere davanti al cristallino, oppure addirittura si può togliere il cristallino naturale e mettere al suo posto un cristallino artificiale di potere adeguato. Ovviamente io non vi parlerò di questo tipo di trattamento, che è un trattamento chirurgico, io vi parlerò di un altro tipo di trattamento che si fa sulla cornea. Quindi se io riesco in qualche modo a modificare il potere di questa lente, che è la cornea, riesco, se riesco a fare le cose, sono abbastanza bravo in modo da fare le cose in modo preciso, posso ridurre in questo caso il potere della cornea in modo da allungare la lunghezza focale, oppure in caso di ipermetropia dovrei fare il contrario, quindi devo aumentare il potere diottrico della cornea in modo da accorciare la lunghezza focale in modo tale che il fuoco cada preciso dove deve andare, cioè sul piano dei fotorecettori retinici. Ecco, vediamo un po' da un punto di vista ottico quale potrebbe essere l'approccio. Quindi appoggiamoci a un modello semplice, un modello geometrico. Ecco, chi ha studiato ottica geometrica, sa bene che c'è un rapporto ben preciso fra curvatura di una superficie ottica, che chiameremo diottro, e potere refrattivo, cioè capacità di convergere o divergere la luce che la attraversa. E se noi accettiamo l'approssimazione parziale di Gauss, questo rapporto è molto semplice, perché la lunghezza focale F in diottrie è direttamente proporzionale al quanto cambia di velocità la luce che attraversa questa superficie ottica, che noi identifichiamo con l'indice di refrazione, cioè differenza di indice di refrazione dei due mezzi, ed è inversamente proporzionale al raggio di curvatura in metri di questa superficie. Quindi se io volessi diminuire il potere di questa superficie ottica, facciamo conto la cornea, o riduco il salto d'indice, cioè questa differenza, quindi, oppure accorcio il raggio di curvatura. Ed ecco come dovrei fare. Quindi se io faccio una superficie corneale più piatta e la faccio e l'appiattisco in modo giusto, quindi calcolo in diottrie quanto è il potere della cornea che ha un certo raggio di curvatura, conosco gli indici di refrazione, da una parte c'è l'area, dall'altra c'è il tessuto corneale, posso calcolare quanto è il potere, faccio la formula inversa e posso calcolare quanto è il raggio necessario
per ridurre il potere oppure aumentare in caso di ipermetropia lavorando sulla curvatura. E così fa il chirurgo refrattivo quando, questa è la tecnica di modellamento corneale probabilmente più diffusa al mondo, che è la chirurgia fatta con il laser eccimetri, la chirurgia corneale fotoablativa. Ci sono diverse tecniche, io non entro nei dettagli di questo, però chirurgicamente oggi è possibile, con un'efficacia notevole, modificare in modo preciso la curvatura della cornea a fini refrattivi. Ok, come fa il chirurgo refrattivo? Deve tenere questo e quindi con il laser eccimeri si parte da un certo spessore. Se io tolgo con l'eccimeri, con una fotoablazione, un certo volume di cornea, io posso correggere appiattendo la cornea in caso di miopia, come in questo esempio, un certo grado di miopia. E quindi so quanto devo togliere di spessore. E qui questo è un articolo, il primo articolo che parla di questo approccio, che è un articolo pubblicato nel 1988 da Mannerly, è una formula approssimata, ma con questa formula poi dopo ci sono degli algoritmi di affinamento ovviamente della tecnica, ecco, che mette in relazione l'ampiezza della zona ottica con la quantità di miopia da correggere, e questo ci dice e dice al laser, ad eccimeri, quanto tessuto deve rimuovere per correggere in micro, per correggere questo difetto. Allora, veniamo a noi però. Io ho parlato di chirurgia refrattiva perché questa è una cosa che probabilmente è più nota rispetto all'ortocreatologia. L'ortocreatologia è una tecnica analoga, non proprio uguale, anzi abbastanza differente, come vedremo. Ed è una tecnica che nasce abbastanza prima della chirurgia laser, perché il primo a pensare di modificare in modo intenzionale la curvatura della cornea applicando delle lenti a contatto di forma opportuna, sostanzialmente lenti più piatte della cornea per correggere la miopia o lenti più curve della cornea per correggere l'ipermetropia, è stato George Jessen, che a un congresso nel 1962 presentò la prima serie di casi che lui aveva corretto in questo modo e lo chiamò ortofuoco, e probabilmente è più corretto chiamarlo ortofuoco, cioè giusto fuoco, piuttosto che chiamarla ortocreatologia, come è stata chiamata subito dopo. Ortofuoco non piaceva, e quindi il suo socio Jessen, era un socio in affari, anzi lui era uno studente, e Jessen era uno studente di ottometria e Wesley era il suo professore, si misero in società e aprirono una fabbrica di lenti a contatto, appunto la Wesley e Jessen. Ecco, e organizzavano congressi su lenti a contatto, e uno di questi, Jessen, presentò questa idea che fece abbastanza scalpore e sollevò abbastanza discussione, diciamo. Ci sono le registrazioni addirittura trascritte di questo congresso del 1962, quindi sono 60 anni che esiste l'ortocreatologia. Poi altri hanno continuato a sviluppare questa tecnica, subito dopo May e Grant affinarono la tecnica e svilupparono il loro metodo per correggere la miopia, nel loro caso, tramite questa tecnica. E questo è Stuart Grant nel 1971, cioè 9 anni dopo, e fu fondata proprio un'associazione che si occupava appunto dell'ortocreatologia, definendola come una procedura di modellamento corneale che utilizza lenti rigide, oggi raspermeabili, all'epoca erano un po' di metacrilato, per modificare la forma della cornea in modo temporaneo e per ridurre un errore refrattivo, per migliorare l'acuità visiva ad occhio nudo. Questa è la definizione data da Stuart Grant. Qui vediamo Stuart Grant un po' di anni dopo, abbiamo avuto io e Laura l'onore di conoscerlo di persona, un convegno dove si parlava appunto di ortocreatologia. Questo era un convegno internazionale, eravamo 600 persone nella stessa stanza da tutto il mondo a parlare di ortocreatologia. Ecco. Nel frattempo le cose sono cambiate, cioè dagli albori ad oggi, o meglio da quando abbiamo fatto quel congresso all'inizio del 2000, e sono cambiate le geometrie. Prima si mettevano lenti molto piatte, convenzionali, poi c'è stata un'idea di aggiungere una curva che si chiama curva inversa, in modo da far appoggiare la periferia della lente sulla cornea,
e poi le geometrie più moderne e che ci permettono migliori risultati. Oltre alle geometrie, la tecnica si è evoluta grazie alla disponibilità di nuovi materiali per le lenti a contatto, sostanzialmente materiali gas permeabili, cioè che fanno passare tanto ossigeno attraverso la lente stessa. E questo permette di poter portare in sicurezza, cioè senza sottoporre una cornea a stress ipossico, una lente ad occhi chiusi mentre si dorme, mentre la prima ortocratologia veniva fatta con lenti che si portavano di giorno, lenti piatte che si potevano decentrare. Oltre a questo, all'epoca c'era soltanto il cheratometro, non questo, ma comunque era il cheratometro simile a questo. Oggi abbiamo a disposizione tanti strumenti che ci permettono di misurare con un estremo dettaglio la forma della cornea. Adesso sono i topografi corneali. Oggi abbiamo altri strumenti ancora più sofisticati che sono i tomografi, e dopo vi farò vedere qualche esempio, che ci permettono di vedere con un dettaglio estremo le varie parti della cornea che si possono modificare con questa tecnica come con altre tecniche. Abbiamo a disposizione microscopi confocali che ci permettono di vedere in vivo a livello di dimensione cellulare, com'è la cornea e come risponde la cornea sotto l'effetto di un ente a contatto, come di altre cose. Ecco, la prima ortocratologia dava dei risultati tipo questo, cioè la lente era una lente piccolina, corneale, che si portava di giorno, più piatta, e questo era il risultato che una lente di questo tipo può dare. Oggi le cose sono cambiate, ovviamente, come vi ho detto, sono cambiate parecchio. Io personalmente mi sto occupando di questo da ormai sono 20 anni, e ho sviluppato un disegno innovativo, ormai è passato un po' di tempo, perché ho depositato un brevetto nel 2002 di una lente esacurva proprio per questo. Questo è un esempio, è una lente di questo tipo. Questa è una lente che si porta soltanto di notte, come tutte le lenti per ortocratologia moderna, cioè oggi le lenti per ortocratologia si portano mentre si dorme, e in modo tale da riuscire a vedere nitido ad occhio nudo, e senza occhiali e senza lente a contatto. E questa è l'ortocratologia notturna moderna. Questo è l'effetto che si può ottenere dopo il porto di quella lente. In questo caso la cornea non è dritta, perché anzi noi l'abbiamo storta però ad arte, cioè non storta ovviamente. Abbiamo modificato la sua forma dalla forma naturale che ha la cornea, l'abbiamo modificata in questo caso appiattendo la parte centrale e ottenendo questo incurvamento in media periferia. Vediamo come funziona una lente di questo tipo. Allora, sostanzialmente, ci siamo chiesti per tanto tempo cosa cambia nella cornea quando noi applichiamo una lente a contatto di forma opportuna, cioè quale struttura della cornea cambia, perché la cornea è fatta, non è un mezzo ottico omogeneo, è fatto di vari strati che hanno una composizione istologica differente. I principali sono l'epitelio, lo stroma e l'endotelio. Poi ci sono un paio di membrane in mezzo, la membrana di Bowman, la membrana di Deschamps. Quando si fa un intervento di chirurgia refrattiva, si lavora nello stroma, mentre c'è nella parte connettiva. Mentre questo è un lavoro su modello animale fatto da Jennifer Chu, che dimostra cosa cambia nella cornea, in questo caso di un gatto, a cui è stata applicata una lente a geometria convenzionale e una lente a geometria per appiattimento corneale, per ortocratologia. E si vede, questi sono gli strati dell'epitelio, si vede come l'epitelio ha uno spessore omogeneo, i numeri indicano varie zone, varie distanze, 3 e il centro, e portando una lente allineata, sostanzialmente dopo un giorno non cambia niente, dopo una settimana non cambia niente, dopo 4 settimane non cambia niente. Cioè sostanzialmente lo spessore epiteliale rimane costante. Mentre se noi applichiamo una lente a geometria inversa di forma opportuna, ecco cosa cambia. Cambia soprattutto che nella zona d'appoggio periferica l'epitelio si assottiglia, e dopo un giorno. Invece dove la lente si solleva, l'epitelio aumenta il spessore e al centro si assottiglia un pochino. Dopo una settimana abbiamo una ridistribuzione, perché qui possiamo contare i nuclei delle cellule, qui c'è una compressione
qui abbiamo una ridistribuzione proprio del pavimento cellulare, quindi dell'epitelio, e dopo 4 settimane, quindi 4 settimane di porto, vediamo che si consolida questo effetto. Cioè questo lavoro ha dimostrato che in larga misura è l'epitelio che si modella sotto, e questo è sotto la pressione della lente a contatto che si porta ad occhi chiusi. E questo è uno dei principali elementi di differenza rispetto alla chirurgia fotoablativa che si fa con il laser eccime. L'epitelio si rigenera di continuo e quindi bisogna continuare a portare il conformatore, cioè la lente, perché altrimenti l'epitelio poi dopo pochi giorni riprende la forma, quasi la forma originale, e dopo poche settimane ritorna come prima. Mentre se si lavora nello stroma con il laser eccime, lo stroma rimane quella forma e non si perde l'effetto nel tempo, cioè otteniamo una correzione permanente, mentre con l'ortogradologia otteniamo una correzione reversibile, transitoria. Ecco, questo è invece su un occhio vero umano, anche quell'altro un occhio meno vero, ma era un occhio di gatto, che è un lavoro che abbiamo fatto con Diego Ponzini nella Banca degli Occhi di Mestre, e abbiamo sottoposto un gruppo di volontarie all'uso di 1 mese di lenti notturne, soltanto di notte, quindi di giorno senza niente, e invece portavo la lente durante il sonno. E abbiamo visto che l'endotelio non cambia, c'è una piccola variazione nei nuclei dei gratociti dello stroma anteriore, lo stroma profondo non cambia, quello che cambia parecchio è la struttura delle cellule epiteliali, come ci potevamo aspettare. Ecco, vediamo un po' l'epitelio, questo qua, questo è uno spaccato istologico di una cornea umana, questo è l'epitelio, questa è la membrana di Bauman, questo è lo stroma, che è la parte più consistente, e infine l'epitelio strato monocellulare. Lo stroma è abbastanza piccolo perché ma di c'è una piccola variabilità di valore, quindi abbiamo a disposizione una cinquantina di microni per poter modellare la cornea tramite l'ortopedologia. E se trova quasi 500.000, un chirurgo relativo a condizione per poter lavorare. Ok, qual è la differenza fra il modellamento corneale che si può ottenere con il laser eccimere o quello che invece si ottiene con una lente a contatto? Ecco, il laser eccimere porta via, fa un'ablazione di tessuto, sostanzialmente il tessuto stromale, lo stroma e la cornea, quindi c'è una variazione di volume. Mentre applicando una lente a contatto piatta, oppure di otteniamo uno schiacciamento epiteliale nella parte centrale, non cambia il volume epiteliale perché si assottiglia al centro e si inspessisce in media periferia. C'è una ridistribuzione di tessuto senza togliere tessuto. Ecco. Possiamo fare invece anche un'altra cosa, e questa è l'idea del sottoscritto. Potremmo cercare di modellare la parte periferica dell'epitelio. In questo modo e otteniamo un assottigliamento periferico, un ispessimento in media periferia, e questo ci può produrre un appiattimento centrale senza modificare lo spessore al centro. Nelle correzioni più alte si può combinare la doppiazione, cioè modellamento periferico e modellamento centrale, in modo da massimizzare gli effetti senza modificare troppo, senza necessità di modificare troppo lo spessore corneale, che in questo caso è soltanto quello dell'epitelio, e quindi poco perché sono 50 micro, cioè un foglio di carta A4 per fare le fotocopie, tanto per darvi un'idea di quanto è piccolo lo spessore dell'epitelio. Ecco, adesso vi faccio vedere una lente vera. Prima vi ho fatto vedere il modello, e questa è una lente con una geometria come quella che vi ho detto, applicata su un occhio reale, su un occhio vero. Ecco, questa è una scansione con OCT, fatta con OCT da segmento anteriore, e abbiamo seguito con soddisfazione che ha parlato e Simone Inglesi che ci hanno illustrato questa tecnologia fantastica. Ecco che qui abbiamo il profilo della lente, che ha questa forma particolare, un maggior spessore periferico,
qui appoggia sulla cornea, poi c'è la zona ottica, qui si vede poco, poi faccio un ingrandimento, c'è un sollevamento della lente, c'è la lente più piatta al centro, poi si allinea sulla cornea nella zona di allineamento appunto e poi si solleva la parte periferica. Questa parte grigia chiara che si vede è appunto l'epitelio. Fra l'epitelio corneale e la lente, in questo caso c'è un po' di spazio, qui c'è molto poco, la forma della lente deve essere quella di conformatore per poter modellare in modo preciso la cornea stessa. Ok, quindi sostanzialmente una lente così fatta fa una pressione moderata dove appoggia, una sorta di massaggio in questa zona, e siccome lo stroma è più rigido rispetto all'epitelio, l'epitelio si trova fra la plastica della lente a contatto e lo stroma stesso della cornea, è un tessuto molto malleabile, morbido, e quindi viene compresso e viene ridistribuito dove ci sono gli spazi. Va verso l'esterno, che conta poco da un punto di vista ottico, ma va anche verso questo spazio a riempire questo spazio, e questo è quello che ci dà l'appiattimento. Poi si può cercare di dare una minima compressione anche al centro, e in questo modo abbiamo una doppiazione dal centro verso la periferia e ma maggiormente dalla periferia verso il centro. E queste frecce rappresentano appunto la ridistribuzione epiteliale. E questo è ciò che si può ottenere. Questa è una rappresentazione 3D di una topografia corneale dopo la rimozione di questo tipo di lente. E qui si vede questa zona blu, che è una zona di appiattimento indotto appunto dal modellamento di questa lente, che produce un incurvamento secondario dove la lente si solleva. E quindi, siccome il volume non cambia, ciò produce un appiattimento nella zona ottica della cornea. E questo è il principio di funzionamento del modellamento corneale con una lente da ortofilatologia notturna di ultima generazione. Diciamo che l'ultima generazione di lenti da ortofilatologia moderne ormai sono già 20 anni, quindi abbiamo cominciato a sviluppare l'ortofilatologia moderna proprio nel 2000, nel 2002. Ed oggi abbiamo una solida esperienza su questo argomento, cioè non è una tecnica nuova, anche se è poco conosciuta ancora. Questa è una lente vista frontale, come si vede con la lampada a fessura. Qui è stillata fluorescenza, la fluorescenza permette di vedere i punti di contatto della lente, le zone scure, e i punti di sollevamento, le zone giallo-verdi, al bordo come una lente convenzionale, e qui nella parte ottica centrale si vede la zona più vicina alla cornea, la zona di sollevamento, che corrisponde alla zona di massimo sollevamento che vi ho fatto vedere prima nella scansione OCT. Eccola qua. Questo qui si vede a maggiore ingrandimento, sempre con un tomografo da segmento anteriore con tecnologia OCT, che ci permette di vedere con un dettaglio estremo l'epitelio qua. Il fil lacrimale che è fra la lente e l'epitelio stesso, lo stroma e il profilo della lente, come se fosse proprio tagliata a metà. In realtà non è tagliata a metà con nessuna sega circolare, è tagliata a metà con la luce, appunto, con un tomografo a coerenza ottica da segmento anteriore. E qui si vede molto bene. Ecco, questa è un'altra delle topografie sotto. Che è il risultato dell'uso della lente che vi ho fatto vedere con l'OCT. Questa è la cornea vista in tomografia assiale fatta con l'OCT, e che qui si vede la zona di assottigliamento dell'epitelio, e qui c'è una zona di ispessimento, cioè in questo caso l'epitelio non ha uno spessore costante. Ecco, qui vediamo un sommario che ci fa vedere come modificando lo spessore epiteliale. Questo è una mappa di pachimetria dell'epitelio della cornea, che ci permette questo tipo di strumento, sviluppato fra l'altro da un'azienda che c'è molto vicina, perché a Scandicci, la CSO, questo è un motivo d'orgoglio. Ecco che la ridistribuzione dello spessore epiteliale ci produce una variazione altimetrica della cornea stessa. Cioè, questo ci dà una variazione di curvatura, questa è una mappa di curvatura, e questa variazione di curvatura ci permette una modifica, questa è una mappa refrattiva, di poter
il potere diottrico ci permette di ridurre il potere centrale in caso di miopia. Faremo il contrario in caso di ipermetropia, come vedremo dopo. E questo qui è un sommario che ci fa vedere come lo spessore corneale cambia veramente poco, perché cambiamo soltanto l'epitelio, ma queste variazioni così piccole ci permettono, siccome le facciamo centrali, ci permettono di ottenere dei cambiamenti significativi di curvatura nella superficie anteriore. Questa è la curvatura invece della superficie posteriore della cornea, che non cambia e rimane uguale. Questa è la mappa altimetrica della superficie anteriore della cornea. Qui si vede questo anellino dove la cornea si solleva perché aumenta lo spessore epiteliale e che ci dà questo appiattimento nella zona centrale, nella zona ottica, mentre la parte posteriore della cornea, questa è una mappa altimetrica della superficie posteriore della cornea, rimane identica a prima del trattamento. Quindi sostanzialmente si modifica soltanto la parte più esterna, che è quello che noi ci aspettiamo sostanzialmente. Ecco qua, se noi andiamo a fare le misure, qui vediamo che possiamo fare proprio le misure, vediamo che le variazioni, queste unità di misura in micro, sono veramente piccole. Quindi modificando di poco si riesce a correggere una quantità significativa di miopia. Il caso che avete visto prima è un caso di 5 diottrie di miopia che si riescono a correggere. Ovviamente non possiamo correggere miopie molto molto alte, perché altrimenti dovremmo ridurre parecchio la zona ottica con serie difficoltà dati da aberrazioni importanti che si ottengono se le zone ottiche sono molto piccole. Quindi non possiamo correggere tutti i tipi di miopia, possiamo correggere fino a un certo punto, fino a un certo livello, appena ridurre in modo significativo la qualità ottica di quell'occhio. E questo per riassumere, qui vediamo lo spessore epiteliale, la elevazione anteriore, quindi modifichiamo lo spessore dell'epitelio, ci fa cambiare l'elevazione della cornea senza modificare lo spessore, perché qui si assottiglia, qua si assottiglia, qui si spessisce, il volume rimane lo stesso e questo ci permette di modificare la curvatura centrale, che ci produce questa riduzione di potere, e quindi questo ci permette ad occhio nudo, rimossa la lente a contatto, di continuare a vedere bene senza occhiali e senza lente a contatto. Quanto dura l'effetto? Quando siamo a regime dura tutto il giorno. Quindi fino a quando si ritorna a dormire si rimette la lente e il giorno dopo si continua a vedere bene. Se si sospende completamente l'uso della lente, il giorno dopo si comincia a perdere un po', cioè se si salta una notte si perde, qualcuno continua a vedere bene anche dopo 2 giorni, ma nella maggior parte dei casi dopo 36 ore si comincia a notare l'effetto. Poi dopo 3 o 4 giorni la miopia torna quasi come prima. O dopo 2 o 3 settimane la miopia torna quella di partenza. Quindi diciamo che ci dà un'autonomia di tutta la giornata, ricaricando, tra virgolette, la cornea durante il sonno, la notte. Questo è quello che che succede. Questo è una rappresentazione planare, diciamo così, della cornea, fatta dallo stesso strumento che vi ho fatto vedere prima, con lo CT. Quindi qui si vede l'epitelio che ha uno spessore uniforme, mentre lo stroma ha uno spessore che aumenta verso la periferia. Questo è un occhio normale, prima di fargli il trattamento, e questo è dopo avergli fatto un trattamento di ortocratologia per miopia. Questa è una miopia di 4 diottrie e mezzo, se ricordo bene, e quindi qui si vede che c'è un ispessimento in media periferia e un assottigliamento periferico, un lieve assottigliamento centrale. Sostanzialmente abbiamo stampato su questa cornea una lente a contatto fatta di epitelio, sostanzialmente. E questa è la rappresentazione 3D dello spessore epiteliale di questa cornea, e ha proprio la forma di una lente a contatto negativa. Invece questo è l'epitelio di questa cornea. E questa invece è la rappresentazione 3D del potere refrattivo di questa cornea stessa, dove si vede che c'è un aumento di potere periferico e una riduzione di potere centrale, che è quello della zona ottica, e questo è quello che permette a quest'occhio di vedere bene, perché abbiamo regolato il fuoco, questa volta non con una lente messa sull'occhiale o una lente a contatto, ma avendo modificato ad arte la forma, o meglio la curvatura, di questa cornea, modificando gli spessori epiteliali, e questo ci permette, facendo le giuste selezioni, selezionando bene il paziente giusto e applicando la lente con i criteri
necessari, si riesce nella maggior parte dei casi a ottenere un buon risultato visivo per miopie, diciamo, medio-basse, fino alle 6 dioptrie circa. Più in alto si può cercare di fare qualcosa, ma miopie troppo alte non si possono correggere con questa tecnica, bisogna pensare ad altre soluzioni. Ecco, sostanzialmente il principio è questo, quindi fate conto che le cellule epiteliali siano la farina di nonna Pina, quindi siccome non ce n'è tanta, dobbiamo cercare di raccogliere tutta quella che c'è in periferia in modo tale da ottenere questa conchina centrale di appiattimento, e invece che metterci le uova per fare le tagliatelle, in questo caso, scherzo un po', ma questa immagine secondo me rende abbastanza bene l'idea del principio di funzionamento di questa tecnica. Ok, mi fermo un attimo per le domande e poi vi faccio vedere anche quello che si può fare nell'ipermetropia e nell'astigmatismo. Sì, dunque, tanto ti faccio l'applauso, un bel seminario, tante cose interessanti. Ti sei un po' mangiato quasi tutto il tempo, caro Antonio, perché siamo a 46 minuti, quindi la seconda parte o la saltiamo o la fai la corciamo, la corciamo. La facciamo veramente breve, perché sì, sì. Dobbiamo avere la discussione, non possiamo certo superare l'ora e mezzo, quindi direi 5 minuti proprio per dare qualche sì, sì concetto. E c'è un commento, mi pare di vedere, fammi vedere. Sì, Fabrizio Martelli, quanto è diffusa la correzione dei difetti visivi con dermatologia rispetto ad altre tecniche? Cioè, quanti soldi fai, Antonio, dalla mattina alla sera? Almeno questa è la domanda. Ok, allora, io per essere onesto, di soldi ne faccio parecchi, perché riscuoto dei royalty. Beh, essendo proprietario di un brevetto... Sì, ma insomma, questo ci interessa meno, diciamo, ci interessa più quanto è allora, di sì, certo. È difficile avere dei numeri a livello globale, e il centro che lavora più di tutti non sono io, non è il mio. Il centro che lavora più di tutti al mondo che io conosco è un centro di Mosca, si chiama Dr. Lenz, non è un centro, ma hanno 10 cliniche e hanno una casistica di 25.000 casi. Questi sono quelli che hanno più casi al mondo. Mi fa piacere. Volendo buttare una percentuale, Antonio, un per cento, quanto? Difficile dire, anche perché alcune percentuali sono pubblicate, si sono pubblicate su riviste del settore, ma non sono veritiere, cioè le percentuali che ci sono lì sono troppo alte, secondo me, perché è una tecnica che non è ancora così conosciuta. Viene fatta da pochi specialisti, è poco conosciuta, viene poco promossa più che altro. Quindi sopra o sotto l'1%, Antonio? Più o meno saremo lì. Saremo... 1%. Andiamo alla domanda successiva. Federica, naturalmente le palpebre, la loro pressione esercitata sulla cornea, hanno un ruolo importante in questo processo? Sì, hanno un ruolo importante, questo è uno dei vantaggi dell'uso notturno, perché ad occhi chiusi la lente sta più centrata, la palpebra la tiene lì e la piccola pressione, perché è una pressione piccola ovviamente, però continuativa, e permette di fare un modellamento epiteliale. Va bene, ora ti facciamo continuare. Una domanda al volo mia: avete avuto una gran fortuna che l'epitelio durasse giusto un giorno nella forma data, insomma, voglio dire, se fosse stato un po' più viscoso, un po' meno viscoso, non so, magari non funzionava. Poteva durare anche di più, allora saremmo stati più fortunati. Se durava 5 minuti era... Certo, dura, negli occhi normali dura circa 36 ore. Ma si sapeva quando uno è partito dall'ortocredatologia o no? No, assolutamente, è stata una scoperta. L'ortocredatologia è stata, ora non ve l'ho fatta lunga la storia, ma è stata una scoperta, cioè... E mettendo delle lenti a contatto rigide, all'epoca venivano messe piatte, e i giovani miopi toglievano le lenti e dicevano che ci vedevano meglio. Come è possibile che ci vedi meglio? Allora sono andati a fare le misure, si sono accorti che si appiattiva, e allora Jessen ha messo le lenti più piatte in modo intenzionale, e da lì è partita tutta la storia. Ho capito. Senti, Antonio, ti darei 5 minuti per l'ipermetropia e poi si finisce. Benissimo. Allora, ok. Allora, l'ipermetropia sarà molto breve. Nell'ipermetropia possiamo ottenere questo. Questa è una mappa di curvatura in 3D di un trattamento fatto per un'ipermetropia. In questo caso la lente ha una forma diversa, ovviamente, perché deve incurvare il centro, fa una pressione in questa zona qua, e questo, se la lente fa il suo lavoro, ha la forma giusta e la cornea risponde in modo opportuno, possiamo ottenere questo incurvamento centrale che ci permette di correggere
l'ipermetropia, e questo è cosa succede all'epitelio della cornea dopo un trattamento di questo tipo. In questo caso, come vediamo, abbiamo un ispessimento nella parte centrale, un ispessimento epiteliale, e questo ci dà la possibilità di aumentare il potere diottrico della cornea e quindi di accorciare la lunghezza focale dell'occhio in modo da correggere l'ipermetropia. È più difficile incurvare che appiattire, per questo motivo, se si riescono a correggere 5, 6, anche 7 dioptrie di ipermetropia, è difficile correggere più di 3 dioptrie di ipermetropia senza compromettere troppo la qualità visiva di quell'occhio. Vediamo l'ultimo caso, vi faccio vedere l'astigmatismo. Non vi ho spiegato che cos'è l'astigmatismo, gli addetti ai lavori lo sanno bene. Sostanzialmente, per chi non è addetto ai lavori, l'astigmatismo non è altro che una distribuzione di poteri che cambia da un meridiano all'altro. Quindi un meridiano è più potente, poi il potere cambia, si riduce fino a diventare meno potente. Quindi è un difetto refrattivo che è funzione della direzione, quindi del meridiano. Ecco, vi faccio vedere questo caso, un caso abbastanza al limite per la correzione dell'astigmatismo, perché è un astigmatismo abbastanza alto, per essere un astigmatismo, 4 dioptrie di cilindro. Queste sono le topografie prima di fargli il trattamento. Questa è la mappa di curvatura anteriore, curvatura posteriore, la cornea è torica, questa è una mappa di elevazione, questa forma è la forma di un toro, lo spessore corneale è normale, questa è la toricità sia sull'anteriore che sul posteriore, perché è un astigmatismo congenito. E questo è quello che abbiamo ottenuto dopo avergli fatto un trattamento di questo tipo. È un caso abbastanza fortunato, non sempre si riescono a correggere con questa tecnica astigmatismi così importanti, ma qui vedete nella mappa di curvatura come al centro si è regolarizzata la curvatura, cioè sostanzialmente è diventata sferica, mentre la parte posteriore è rimasta quella di prima. Qui abbiamo messo una lente così fatta, una lente bitorica, dual torica, che ha una toricità nella zona d'allineamento in modo da far allineare bene la lente, poi è torica anche nella zona ottica con un toro ruotato di 90 gradi, anche questa è un'idea originale del sottoscritto, e questo ci permette di correggere, ci ha permesso di correggere queste due tappe, sono quell'asse, e questo è quello che abbiamo ottenuto in rappresentazione di curvatura dopo il trattamento. Si vede proprio la forma cilindro che siamo riusciti a ottenere su questa cornea. Questa è una mappa barometrica che illustra quello che abbiamo ottenuto, e questa è la mappa OCT di questo caso che vi ho fatto vedere. Qui si vede la differenza di spessore epiteliale, qui è più sottile, qui è più spesso, e questo è quello che ci permette di ottenere una correzione cilindrica, e questa è la mappa epiteliale di questo caso. E anche qui si vede l'aspetto cilindrico che noi abbiamo ottenuto con l'applicazione di questa geometria dual torica. A questo punto mi fermo qui, ci avevate tantissime altre cose a dirvi, ma ovviamente il tempo è sempre tiranno, non c'è tempo. Vi volevo parlare anche di una cosa importante, che è la sicurezza, però non c'è E lo tempo, faremo tra le aspettiamo. domande, Le faremo Antonio. fra le domande. Lo Mi faremo fermo fra le qua. domande. Ti Mi fermi fermo qui, qua. io ti ringrazio e mi scuso se ti ho No, dovuto figurati, mettere un figurati. po' furia, ma insomma queste sono le regole del webinar. Ragazzi e persone dal pubblico, se volete fare domande, fatele. Per ora non ne vedo. C'era Davide, aveva un commento, una domanda. Sì, buonasera a tutti. Ciao Antonio, ciao Massimo. Sì, effettivamente mi ricollego proprio all'ultimo commento di Antonio sulla sicurezza, visto che la lente a contatto è principalmente un trattamento che si fa durante la notte e quindi durante il sonno. Quanto sicuro è questo trattamento rispetto all'uso delle lenti a contatto tradizionali a porto diurno? Ok, rispondo volentieri. Questa era un'altra parte, doveva essere la seconda parte. Ovviamente sono andato lungo come al solito, le cose da dire che c'ho in testa sono troppe, però va bene così, così vi rimane la curiosità, vi rimane la curiosità. Ma questa non deve essere una curiosità, questa deve avere una risposta, perché questo è un punto importante. Io tutte le volte che parlo di questo argomento concludo sempre sui rischi, cioè discutendo i rischi. Allora, come in tutte le cose, non esiste la possibilità di essere a rischio zero, come guidare la macchina. La macchina ha un sacco di vantaggi, è estremamente efficace per spostarsi, però è rischiosa.
e come in tutte le cause, se le cose si fanno bene, si rispettano le regole di buona pratica, di buon uso, ecco che i rischi si abbattono. I rischi quali sono? Sono i rischi legati a tutte le lenti a contatto, cioè noi andiamo a toccare la superficie oculare con qualcosa che non gli appartiene. Quindi un rischio è quello di creare delle microabrasioni, quello è un rischio abbastanza modesto, perché le microabrasioni a lente a contatto non sono cose gravi, si risolvono da sole nel giro di poche ore a volte, oppure di pochi giorni. E abbiamo un rischio però, un rischio serio, come in tutte le lenti a contatto, che è quello che spaventa tutti coloro che si occupano di lente a contatto, che è la cheratite infettiva, cioè il rischio di prendersi un'infezione. E quando si prende un'infezione, se l'infezione non è trattata in modo accurato, rapidamente, rischia di lasciare dei danni permanenti, cioè delle opacità sulla cornea. Questo è il rischio che appartiene a tutte le lenti a contatto. Nelle lenti a contatto d'uso notturno il rischio è un pochino più alto, teoricamente. Perché? Perché ad occhi aperti la lente sta lì, la palpebra ci passa sopra, la pulisce sempre, se c'è qualcosa che non va, fa male, uno se ne accorge e se la toglie. Invece queste lenti non danno fastidio, non si sentono, perché si portano mentre si dorme, e quindi se c'è qualcosa che non ci deve essere rimane lì per tutta la notte. Quindi l'altro rischio può essere quello ipossico, quello l'abbiamo eliminato, cioè utilizzando materiali ipergaspermeabili di ultima generazione, quello l'abbiamo dimostrato anche in prima persona insieme a Diego Ponsin e anche insieme a Rita Mencucci, abbiamo fatto un lavoro a Firenze, quindi non c'è stress ipossico, ma il rischio infettivo ci può essere. Quindi bisogna, qui c'è letteratura per fortuna, il lavoro più importante è stato pubblicato proprio dal gruppo di dottor Lenz di Mosca, che hanno una casistica molto molto ampia, e nelle loro mani i rischi sono comparabili a quelli delle lenti a contatto diurne, quindi non zero ma comparabili a quelli di diurne. Senti Antonio, cioè, collegato a questo prendiamo una domanda dal pubblico che mi sembra si possa attaccare. Perché scegliere la terapia corneale rifrattiva invece della chirurgia rifrattiva? Allora, non c'è da scegliere, ci sono indicazioni e controindicazioni a tutte e due le tecniche. Ad esempio, la chirurgia refrattiva non è indicata mentre nell'età evolutiva, cioè mentre il difetto refrattivo evolve, cambia. E anche questa è una cosa che mi sarebbe piaciuta farvi vedere, cioè qual è l'effetto dell'ortocratologia nella miopia che sta peggiorando, che sta aumentando. Quindi se il difetto refrattivo cambia nel tempo, bisogna aspettare che si stabilizzi, perché se noi correggiamo un -3, poi l'occhio cresce ancora, e poi si può ricorreggere chirurgicamente, però vuol dire risottoporsi a un altro intervento chirurgico. Quindi nelle indicazioni c'è, per la chirurgia refrattiva corneale, che la miopia sia stabile. Sono due tecniche diverse, quindi certo. Se uno vuole la libertà assoluta per sempre dagli occhiali della lente a contatto, si deve sottoporre a un intervento chirurgico, se lo può fare o se lo vuol fare. Se invece uno non vuole, ha paura della chirurgia refrattiva, oppure non è un buon candidato per uno dei motivi, è quello che vi ho detto, allora, ad esempio, perché la cornea è sottile, se la cornea è sottile l'ortocratologia si può fare, invece il laser ai cimeli potrebbe essere rischioso. Comunque, ogni caso va valutato, sono due cose diverse, non sono una in competizione con l'altra, perché una ha delle indicazioni e l'altra non ce l'ha. Io ho diversi pazienti che durante la crescita, una l'ho vista pochi giorni fa, e per 15 anni ha portato lenti notturne dall'età di 12 anni fino ad oggi, e oggi gli è venuto a noi a portare le lenti, ha deciso di operarsi e adesso si opererà senza problemi perché la sua miopia si è stabilizzata ormai da tanto tempo. Quindi non sono necessariamente, diciamo, in alternativa, possono essere anche sinergiche le cose. Sono complementari, assolutamente, assolutamente. Bene, c'era Mirko, aveva una domanda da Mirko Chinellato di Società di Optometria. Prego Mirko. Buongiorno a tutti, complimenti Antonio per l'intervento magistrale. E la mia domanda riguarda il diametro della zona di trattamento. E abbiamo visto che nel caso della miopia riusciamo a correggere la miopia davanti alla pupilla d'entrata in una zona abbastanza sufficiente, mentre tutto attorno andiamo a aumentare, diciamo, il potere refrattivo dell'occhio in corrispondenza dell'anello rosso. E questo hai detto che è limitato per le miopie più alte. Quello che volevo chiederti è se questo secondo te può essere modulabile, quindi se possiamo modificare la zona di trattamento in determinate condizioni. Allora, teoricamente sì, praticamente no, perché noi abbiamo quegli spessori a disposizione. Io ho fatto vedere quel modello all'inizio, quindi se facciamo i conti su quel modello, che non è quello di Mannerly, perché Mannerly assottiglia, cioè Mannerly si applica quando si cambia volume,
noi, anche se raccogliamo tutto l'epitelio che abbiamo a disposizione, noi ci possiamo giocare variazioni di 15 micron in più o meno in alcune zone. E quindi necessariamente le zone di trattamento sono per forza funzione di quanto vogliamo correggere. Questo vale anche per la chirurgia refrattiva, perché se aumentiamo la zona ottica dobbiamo aumentare gli spessori, cioè non ci basta anche gli spessori che vi ho fatto vedere prima. Quindi si può stringere la zona ottica volendo, e questo lo faccio ad esempio per indurre multifocalità per i presbiti, e in caso di presbiopia, miopie basse, si può, ora non vi ho fatto vedere i presbiti, però si può fare. Si può stringere, ma non si può allargare. Ok, grazie. C'è una domanda dal pubblico che ha sempre la precedenza, scusatemi, QWERTY 64, e fa più un commento, direi, che una domanda, se diciamo la differenza di costo può essere così importante da essere un fattore di scelta. Assolutamente sì, come tutte le cose, come le automobili, cioè se vuoi una macchina sportiva devi pensare se te la puoi permettere. Quindi questo è come se si connette la domanda dopo, perché chiedono se sono usa e getta queste lenti, no. Quindi alla fine quanto costa una lente? Allora, la cosa importante da capire è che qui non si compra la lente, è come andare dal dentista e dirgli quanto costa l'apparecchio per fare l'apparecchio. L'apparecchio non costa niente, si paga il trattamento. Quindi certo. Si paga il servizio, si paga la lente, è una lente, non è una lente usa e getta, perché non è una lente fatta su misura sartoriale, è una lente rigida, sono tutte lenti, a parte io vi ho fatto vedere i miei disegni, ma non ci sono soltanto i miei, insomma, sono tutte lenti fatte su misura, sull'occhio, e quindi è come prendere il vestito. Quindi, rimanendo all'ortodonzia, c'è una parte in cui provate varie lenti per vedere... Sì. Certo. Quale funziona meglio, e poi quella certo. Definitiva il paziente la deve portare con una certa costanza. Sì, c'è una prima parte di lavoro abbastanza impegnativa come tempo, diciamo così, anche per la persona, quindi una persona deve spendere anche del tempo, non soltanto dei soldi, perché non è che si fa la ricetta come con gli occhiali, uno va nei negozi di ottica e compra quelle lì, se le mette siamo a posto, no? Qui si deve lavorare, ed è più lungo come trattamento rispetto a un intervento di chirurgia refrattiva. Perché un intervento l'atto chirurgico è breve, c'è la preparazione e c'è il decorso post-operatorio. Invece qui bisogna seguirlo, è proprio come un trattamento d'ortodonzia. Certo. Senti, c'era Elisabetta che aveva una domanda sul colore, vediamo, o sul contrasto, non so bene, Elisabetta. Sì, buongiorno a tutti e complimenti Antonio per l'interessante intervento. Allora, no, io avevo una curiosità, volevo capire come questo tipo di trattamento può influenzare la sensibilità al contrasto, per esempio. Mi sembra che vada a toccare elementi sensibili anche su questo fronte, come la messa a fuoco e altre cose. Allora, parlando anche di sicurezza, mi interessava capire come cambia la sensibilità al contrasto. Allora, la sensibilità al contrasto non cambia, ma cambia il trasferimento di contrasto, quindi la risposta dell'occhio rimane quella, però il trasferimento del contrasto dell'immagine retinica cambia in funzione dell'entità del trattamento. Quindi l'MTF, proprio il trasferimento di contrasto, si riduce in modo proporzionale all'entità del trattamento. Si riduce di più nell'ipermetropia, questo dipende dall'induzione di aberrazione sferica. Okay. Se il trattamento si decentra, ci sono anche altre aberrazioni di alto ordine che compromettono ancora di più. Quindi questo però da un certo punto di vista ci fa comodo, perché ci dà un effetto multifocale con dei riscontri molto interessanti che sono il trattamento della presbiopia e il rallentamento della progressione della miopia. Argomenti un po' lunghi da spiegare in pochi minuti. Si vede un po' peggio al meglio, ma si vede meglio in più situazioni. No? Diciamo che il trasferimento di contrasto, se si paragona a un... Siamo ragazzi del liceo, dillo più facile. Sì, allora diciamo così, la qualità visiva, diciamo così, complessiva rispetto a portare gli occhiali e fatti bene o lente a contatto diurne, che convenzionali fatte bene, è più bassa. Ma quello che migliora in modo impressionante la qualità visiva d'occhio nudo. Cioè queste persone vedono con i propri occhi e il miglioramento è 10 volte, 20 volte di più. Quindi anche se si perde un pochino rispetto ad avere la lente a contatto, ma vedere con i propri occhi dà delle soddisfazioni immense. Anche con la chirurgia refrattiva è lo stesso. Cioè la qualità ottica della cornea dopo un intervento refrattivo non è quella che si può ottenere con una lente a contatto
gas permeabile, rigida, fatta su misura perfetta. Ma vuoi mettere e vedere con i propri occhi invece che avere questi pezzi di plastica che io metto tutti i giorni ovviamente negli occhi della gente? Domanda potrebbe essere: perché non ti fai l'ortokeratologia? Ci sto pensando, ma io sono un tipo che non sono adatto all'ortokeratologia. A Laura però mia moglie gliel'ho fatto, poi ha smesso perché mettersi le lenti a contatto e togliersi. Io ho un difetto refrattivo che non è dei più adatti, perché ho una leggerissima ipermetropia, quindi mi dovrei rendere miope per vedere, quindi dovrei compromettere. Io sono un tipo esigente, ci voglio vedere bene, di portare gli occhiali non mi importa nulla, perché tanto va bene così. Io aspettando se Vittoria vuole entrare in video anche lei per dare un commento dal punto di vista medico, ero curioso. Ecco Vittoria, vai. Allora, vorrei intanto anch'io unirmi ai complimenti fatti ad Antonio per la bella relazione. Volevo aggiungere, sì, questa è la solita domanda che mi fanno sempre i pazienti, dice: ma perché gli oculisti portano gli occhiali? Cioè, se così di tutte queste, perché poi ognuno fa le proprie scelte, ovviamente, allora poi bisogna entrare nello specifico di vedere bene da lontano, vedere bene da vicino, quali sono le esigenze, qual è visivo di ognuno di noi, quindi si entra più in vari, diciamo, ambiti. No, io volevo dire questa cosa. Io ora, come molti di voi saprete, lavoro all'ospedale Careggi, quindi ho lavorato per tanti anni in un grande pronto soccorso oculistico, quindi ho visto, diciamo, purtroppo le eventuali complicanze delle lenti a contatto che possono essere devastanti sulla cornea, quindi bisogna poi, diciamo, avere un certo livello di attenzione poi nella manutenzione, che è la cosa importantissima in questo, per le lenti a contatto. Questo però vale sia per le lenti a contatto diurne, chiamiamolo così, che per questo nuovo ambito molto interessante dell'ortokeratologia. Posso dire la mia esperienza personale: non mi sembra di aver visto un'incidenza di casi infettivi maggiore per ortokeratologia piuttosto che per lenti a contatto, che possono essere portate magari con molta più disinvoltura. Quindi ecco, non mi pare che ci siano differenze. Questa è la mia esperienza personale, ma non credo che, so Antonio se mi vuole confermare, non mi pare che l'incidenza di cheratite infettive possa essere più alta nel porto notturno per lenti di questo tipo piuttosto che per altri tipi di lenti a contatto. In passato lo è stato, infatti la prima pubblicazione che ci ha fatto paura è stata pubblicata proprio nel 2004 su Ophthalmology, il Journal dell'American Academy of Ophthalmology, quindi una delle riviste più prestigiose al mondo. È un gruppo cinese e all'epoca in Cina facevano lenti polimeri di metacrilato, non c'erano controlli. Io ho avuto il piacere di visitare, sono stato invitato pochi anni fa a Shanghai a un congresso a parlare proprio di ortocratologia, hanno cambiato completamente approccio. Adesso le regole sono rigidissime, cioè non è che le lenti si fanno non si comprano nei negozi per la strada, insomma c'è tutte le certificazioni, c'è tutto, è necessario fare un training di addestramento da parte degli applicatori, e se si seguono le regole è un po' come la chirurgia. La chirurgia, se è fatta da un chirurgo esperto, non è a rischio zero, ma i rischi si gestiscono. Ma siccome è una chirurgia facile, in passato vai, capito? Quindi, come in tutte le cose, se si seguono le regole, sia da parte del professionista, ma sia da parte anche dell'utilizzatore, soprattutto, ma tutte e due messe insieme, perché io non voglio scaricare la colpa. Diciamola la regola più importante dell'utilizzatore. La regola più importante è che è una regola che vale per tutte le lenti a contatto. È quella di utilizzare le lenti per il regime d'uso per cui sono state fatte. Usare una manutenzione adeguata. Non usare l'acqua del rubinetto, ad esempio. Sottoporsi ai controlli periodici. E nel caso di problemi non aspettare 3-4 giorni, ma subito, bisogna andare subito, immediatamente, perché l'oculista esperto, se vede subito, se ne accorge subito una cheratite incipiente, la tratta subito, non succede niente. Se invece sta lì e va avanti, poi potrebbe essere complicato. Vittoria, dillo anche te. Dal punto di vista medico. Sì, no, la manutenzione è proprio fondamentale, quindi come giustamente detto Antonio, è un punto proprio critico, ovviamente è a rischio zero, cioè nemmeno non è che possiamo smettere di guidare la macchina perché ci sono gli incidenti stradali, è lo stesso discorso, quindi non possiamo ovviamente rinunciare alle lenti a contatto perché esistono le infezioni, però il rischio si riduce tantissimo proprio in maniera esponenziale se c'è una corretta manutenzione, una corretta gestione, che sembrano cose semplici, ma poi le cose essendo io un fisico mi piacciono i numeri,
e Vittorio, Antonio, Davide, Mirko, se uno li porta correttamente, che probabilità ha che gli venga una cheratite? Se uno fa tutto giusto, che probabilità ha che gli venga una cheratite? 1 su 5.000. 1 su 5.000. Davide, dal tuo punto di vista, concordi? Ma come sempre insegnato Antonio, il quale di nuovo rinnovo i complimenti, mi rifaccio alla letteratura ed è proprio quella che ci riporta Antonio fondamentalmente. Okay. Quindi diciamo è un rischio, ma se poi, come diceva Antonio e Vittoria, uno appena se ne accorge fa un po' di cosa veloce, probabilmente si abbassa anche. Cioè è un rischio che ti venga, ma un rischio che poi non succede quasi nulla, giusto? Sì, avere una cheratite non vuol dire perdere la cornea. Però se non si interviene in modo opportuno, ma soprattutto molto rapido, la cornea può rimanere opaca. Se invece viene trattata, questo ce lo insegna Vittoria, se ce la viene trattata in modo rapido, cioè la velocità di trattamento e di diagnosi ovviamente, ma di trattamento è fondamentale. Insomma, io non ne ho viste tante per fortuna, ma qualcuna l'ho vista, ma cornee rimaste opache, qualcuno l'ho dovuta ritrattare poi, non per questi casi qui, per altri casi, ma per le lenti più insidiose sono le lenti giornaliere usa e getta, perché la gente le compra su internet senza farsi controlli, se le scambiano, se gli casca in terra invece buttata via magari la mettono. Cioè, le lenti più rischiose sono quelle che apparentemente, cioè che teoricamente sono quelle più sicure. Vabbè, ma se uno piglia una cosa usa e getta e non la getta, voglio dire, purtroppo però succede. È una massima gente la lente, gli cade per terra la lente a contatto e se la rimette nell'occhio, è con nonchalance, da sicuro. Sì, perché se te la metti due volte ti costano la metà, ti costano. Okay. Però poi dopo se perdi l'occhio ti costa altro della metà, capito? No, l'occhio non si perde, però si perde la cornea si può compromettere in modo grave. Questo è un messaggio che voglio dare, perché altrimenti sembra soltanto da cose specialistiche meritano attenzione. No, di solito le cose specialistiche sono seguite da specialisti e quindi gli specialisti ci stanno attenti. Le cose invece meno specialistiche sono più a rischio, non perché non vadano bene. Se gestite bene i rischi sono bassi, però è più facile che non siano gestite bene. Credo si sia dato un messaggio chiaro. Io vorrei tornare un po' alla fisica. Avrei la domanda di capire quando parte, viene uno, gli misuri il difetto visivo, il difetto refrattivo. E quanta prova, cioè la prima lente che provi, che gli metti, quanto diciamo precisa è? Cioè quante approssimazioni devi fare, quanti passaggi? O meglio, il calcolo della correzione, quanto preciso è? Sì, abbastanza pochi, perché quando una volta stabilito che ci sono i presupposti, e quindi bisogna fare una buona selezione ovviamente, questo vale sulla base del difetto refrattivo da correggere, di come è fatta la cornea, che non ci siano controindicazioni mediche all'utilizzo di lente a contatto, quindi fatta tutta questa parte preliminare, se ci sono le indicazioni, non ci sono controindicazioni mediche, diciamo così, cioè di salute dell'occhio, che non ci permetta di usare in sicurezza le lenti a contatto, che sono uguali alle altre lenti a contatto sostanzialmente, allora a quel punto lì si parte con delle prove. Quindi prima di fare la lente definitiva io faccio le misure, metto la lente sull'occhio, cioè vari set di prova, una volta che ho preso le misure faccio il progetto della lente, la lente viene costruita, la mettiamo sull'occhio e 8 volte su 10 è quella lì. Poi a volte devo fare dei cambi, quindi si modifica, si fa lavorare la lente, e un po' di notti, quindi mediamente una settimana. Se dopo una settimana c'è da fare degli aggiustamenti si cambia la lente. Questo fa parte del processo iniziale di trattamento, diciamo così. Quindi diciamo che il quadro si chiude in 4 settimane. C'è una domanda dalla chat di Sofia che chiede se esiste un minimo di ore notturne di uso per garantire l'efficacia del trattamento. Questa è una domanda che mi fanno sempre tutti, per questo è una domanda più che lecita. In realtà no, a meno che io ho ad esempio qualche paziente che fa il pompiere, quindi dorme poco quando è in servizio, però poi dopo recupera quando dopo è a riposo. Se uno è insonne e porta le lenti 2 ore non ce la fa a caricarsi, però diciamo il sonno medio di una persona media dalle 6 alle 8 ore, diciamo così. Va bene. Ma invece la mia domanda era, l'epitelio è proprio così tutto uguale in noi umani oppure trovi uno che non gli si deforma o che gli si deforma nei troppo? Nei normali è veramente, veramente uguale nei normali. Negli anomali no, cambia tantissimo, ma negli occhi sani normali, noi abbiamo fatto un lavoro, Mauro Fisani,
ha fatto le misure quando era a Torino. Mauro Frisano aveva già l'OCT, lavorava in un centro oculistico, quindi dentro l'università non ce l'avevamo, ma lui ce l'aveva, e quindi ha misurato gli occhi di 200 persone normali. I dati sono quelli che ho fatto vedere prima. Normali vuol dire che erano emmetropi? No, no, normali da un punto di vista di salute oculare, quindi con ametropie eventuali, ma senza portare lenti a contatto e modificassero la forma dell'occhio, senza avere patologie corneali come cheratoconi, traumi o esiti chirurgici. È veramente, veramente impressionante, perché anche le cornee normali come spessore si assomigliano, però c'è una deviazione standard di 30 micron sullo spessore totale. Invece per l'epitelio c'è una deviazione standard di 4-5 micron. Ma la mia domanda era anche su, che ne so, la viscosità dell'epitelio. La plasticità epiteliale? Sì. Negli occhi normali, gli occhi normali ancora si assomigliano parecchio. A volte, raramente, mi è capitato qualche epitelio che non c'era verso di modificarlo, e lì abbiamo abbandonato. Poche volte, a volte può succedere. Sì. E chi vuole aggiungere qualcosa? Non so. Mi ricollego un attimo a questa cosa che ha detto Antonio per quanto riguarda la viscosità dell'epitelio. Anche nella mia pratica vedo che ci sono epiteli che si modificano più o meno facilmente, che hanno un ritorno, una regressione, quindi una sorta di elasticità più o meno veloce. E dal mio punto di vista questo può essere collegato anche al diametro della zona ottica. Io vedo che cornee molto simili a livello di forma, con miopie simili, applicate con geometrie simili, hanno delle zone di trattamento abbastanza diverse. E questo non riesco ancora a spiegarmelo completamente, però credo una concausa sia anche questa diversa biomeccanica epiteliale, insomma, che probabilmente ancora non conosciamo bene. Non so, Antonio, cosa ne pensi? Sì, questo ci può stare, perché i dati che ho fatto vedere io, cioè noi oggi abbiamo la possibilità di misurare gli spessori dell'epitelio, però non c'è soltanto lo spessore, c'è la plasticità dell'epitelio, e quindi come la pelle di una persona è più o meno elastica rispetto alla pelle di un'altra persona. Però ad esempio io non me lo so spiegare bene, perché non ho trovato una correlazione con l'età. Il paziente più anziano a cui ho fatto un trattamento ha 70 anni, il paziente più giovane ha 10 anni. Ovviamente non si possono comparare queste popolazioni, però non ci sono differenze grosse legate all'età, ma ci possono essere differenze individuali. Da cosa siano dovute queste differenze ad oggi non lo sa nessuno, perché non abbiamo strumenti così fini che ci permettano di misurare. Cioè, ci avevamo microscopi confocali, però io non possiedo un microscopio confocale, quindi non posso fare la microscopia confocale a tutti per vedere le singole cellule come sono messe. Con l'OCT non si riescono a vedere. Io pensavo che fosse lo spessore dell'epitelio, no? Che fosse diverso da persona a persona. In realtà non vedo grosse differenze di pachimetria, diciamo. Non è legato allo spessore dello stroma, perché non c'entra niente, quello lì, quindi non ce l'abbiamo la risposta. Potrebbe essere un fattore geometrico, ma anche lì non è che ci sia una grande correlazione fra cornee piatte, cornee curve, eccentricità più alte, eccentricità più basse. In passato si pensava che l'eccentricità fosse in realtà l'eccentricità non c'entra nulla. Quindi proprio secondo me è la plasticità dell'epitelio che ha una variabilità individuale. Non so, Vittoria, secondo te potresti speculare in qualche modo sull'argomento? Perché dati non ne abbiamo, ma da un punto di vista medico ti può venire in mente qualcosa? Penso anch'io che sia difficile, non so se come se nemmeno se la microscopia confocale ci può dare delle risposte, perché magari ci fa vedere le singole cellule, però non è che ci dà il motivo, cioè è più un esame morfologico che funzionale, mentre qui la risposta sta nella funzione, poi nel risultato che si ottiene in termini funzionali. Quindi effettivamente è una cosa, un argomento su cui si potrebbe discutere anche in ambito di ricerca, secondo me. Certo. C'è un'altra domanda dal pubblico, anche se io non la capisco totalmente, magari tu, Antonio, sì. È possibile che si perda la nitidezza della visione da un momento all'altro o è graduale? Non so bene a cosa si riferisce alla regressione che c'è dell'effetto, è molto graduale. È graduale, cioè non è che è come un interruttore on-off. Cioè, stiamo dicendo, vuoi dire che quando la cornea perde la sua forma e tende a tornare, diciamo, con la forma originale... È una cosa graduale.
che dura qualche giorno, diciamo. Cioè la curva è ripida dopo la prima notte, poi dopo diventa sempre più piatta, sempre più piatta, sempre più piatta, sempre più piatta. Scusa, faccio un annuncio al volo. Silvio, se ci segui, ti ho rimandato il link ora, che mi sembra tu non abbia visto prima. Se ti riesci a connettere, ti facciamo fare un commento finale. Questa era per Silvio Mazzoletti, che diciamo... Vai pure avanti, vai pure avanti. Quindi è molto lento, quindi è una cosa... Sì, anche relativamente veloce, ma si parla di giorni. Uno mentre guida, non si parla di minuti, si parla di ore, diciamo così. Diciamo che la regressione dura 36-48 ore. Okay. Non è che uno è per la strada, gli perde l'effetto, oddio mi faccia tornare a casa. Questo non succede, tranquillo. E l'altra cosa, volendo fare cose un po' astruse, uno potrebbe fare, cioè, questa capacità di modellare, di plasmare la cornea, che lunghezza d'onda può avere, diciamo? Quanto puoi fare alto e basso? Quanto ripido puoi fare un profilo? Ecco, come è fatta la cosa? Non ho capito, scusami. Te fai una specie di ripple, no? Fai una specie di ondina sulla cornea. Quanto ripido puoi fare un profilo, ecco, come è fatta la... Ah, parli di gradiente? Di gradiente di curvatura? Una specie di ripple. Sì, parlo di gradiente, di curvatura, sì, quello, di quanto... Sì, quanto, sì, diciamo dove c'è... Dove c'è l'anello rosso, quello che si vede, che lo fa vedere abbastanza ricco. Sì, scusa, Silvio, buongiorno. Dovresti chiudere forse l'altro tuo computer, risentiamo di un po' di voce. Troppo vicino. Sì, scusa, Silvio, buongiorno. Dovresti chiudere forse l'altro tuo computer, risentiamo di un po' di voce. Ecco. Dovresti chiudere quello, hai probabilmente YouTube aperto, da cui sentivi il nostro webinar, dovresti chiudere il computer di YouTube e poi riaprire il microfono qui nel StreamYard. E vai pure avanti, Antonio, mentre Silvio sistema i suoi. Ecco. Silvio, ci sei? Sì. Silvio, buongiorno. E vai pure avanti, Antonio, mentre Silvio sistema i suoi. Ci sono. C'è un lag. Due note. Buongiorno, grazie dell'invito. Silvio. Ci sono. Devi chiudere YouTube, se no sentiamo la tua voce. Buongiorno, grazie dell'invito. Silvio, ora che hai chiuso questo microfono, spengi YouTube e lascia aperto solo StreamYard. Ora? No, vabbè, ci riproviamo. Non ho capito bene, sinceramente. No, te hai una superficie che è la cornea, su cui ci metti una modulazione che fai te. Che è... ci metto un conformatore. Un conformatore, ovvero fai una specie di onda sulla cornea, fai una forma statica, ma fai una forma. La domanda era quanto acuita, aguzza può essere questa curva, cioè qual è i limiti plastici della cornea? Ok, sì, ho adesso capito. Dunque, quello che conta non è tanto quanto è acuta l'onda, ma quanto è l'appiattimento, l'incurvamento nella zona ottica che si può ottenere. Ecco, e la cornea è sempre smussato il trattamento che si ottiene, cioè una curva molto ripida non c'è, a meno che non ci sia un'aderenza. A volte ci sono, cioè se la lente a volte può aderire molto, cioè se si crea una depressione sotto la lente può fare un'aderenza, allora in quel caso lì c'è uno stampo molto, molto ripido. Altrimenti, se la lente non è aderente, quindi si muove come deve muoversi, l'onda, diciamo, è molto smussata. Allora, diamo la parola a Silvio, se ora riesce a... Sì, sentire. Io ci sono. Vai, fai pure il tuo commento, domanda, quello che vuoi. Due osservazioni a Calossi. Anzitutto complimenti. La prima è un aspetto che lui ha solo sfiorato. L'importanza di queste lenti, dell'ortocheratologia in particolare, per la vita di molte persone che hanno delle difficoltà sia con l'occhiale
che con le lenti a contatto, quindi o per motivi proprio anatomo-fisiologici o per motivi lavorativi, sono in difficoltà nel portare anche solo lenti morbide, e con l'ortocheratologia, come diceva prima il professor Calossi, vedono coi propri occhi e vivono nelle loro condizioni abituali. Quindi una conferma di questo nella pratica clinica. La seconda cosa è proprio il fatto che con questo tipo di lenti a contatto, anche qui Calossi l'ha sfiorato, ma c'è tutta una casistica, si può andare a alterare, quindi modificare, perfezionare la condizione della cornea anche per piccole irregolarità, cioè per piccoli astigmatismi, per piccole irregolarità corneali, e quindi fare qualcosa che non sarebbe possibile né con le lenti oftalmiche né con le lenti a contatto ordinarie morbide, ma soltanto con delle lenti a contatto rigide gas permeabili. Quindi questo ambito dell'ortocheratologia è sì la correzione delle ametropie, ma appunto dilatando e guardando avanti a molti ambiti ancora. E su questo mi sarebbe piaciuto sentire il professor Calossi. Sì, allora, nelle cornee regolari vado sempre con i piedi di piombo, perché se c'è un'irregolarità vuol dire che la cornea ha qualche problema. Quindi se non c'è una controindicazione all'uso della lente, in alcuni casi parlo, la mia esperienza è legata a cheratoconi iniziali, molto iniziali, dove non c'è possibilità per motivi lavorativi, ad esempio, mi viene in mente proprio un pompiere, quindi con lente a contatto convenzionale ha qualche problema, e allora in quel caso lì si riesce a regolarizzare. Tuttavia, oppure anche regressioni post laser e cimeri, allora in quel caso lì ho qualche caso che abbiamo regolarizzato in questo modo, però non è la routine, diciamo così, perché una dei requisiti che secondo me deve avere una cornea per essere sottoposta a questo tipo di trattamento è che quella cornea deve essere normale. Poi ci sono le eccezioni a tutte le regole, quindi sotto stretto controllo medico si fa una cogestione e si può fare. Quindi si può fare, con la giusta selezione, ovviamente. E i piccoli difetti che suggeriva Silvio? Silvio si riferiva alle piccole irregolarità che, anche se sono piccole, possono produrre aberrazioni ottiche disturbanti. Penso che si riferisse a quello più che a difetti refrattivi leggeri. Piccole irregolarità che però penalizzano la qualità. E poi alcuni lavori, alcune professioni, alcune situazioni anatomo-fisiologiche per cui l'ortocheratologia non solo è un'alternativa, ma è superiore ad altre possibilità. Va bene, grazie. Non so se ti puoi aggiungere qualcosa, Antonio. Avrei una domanda che penso sia più per Vittoria che per te, perché dice: quanti sono mediamente gli accessi al pronto soccorso per motivi legati al lente a contatto? Immagino di tutti i tipi, non solo di tipo ortocheratico. Beh, come si diceva prima, per fortuna non è una cosa così frequente, considerato il numero totale dei pazienti di lente a contatto, quindi si tratta di eventi rari. Ora, diciamo, difficile dare, se ne può vedere uno al mese, difficile quantificare, non ho in questo momento dei dati numerici da potervi offrire in questo senso, però sicuramente sono eventi rari. L'unica cosa è che quando ci sono gravi e quindi portano poi a degli esiti che possono essere permanenti, e che non è detto che poi, diciamo, si possano aggiustare, e anche aggiustarli a un costo, diciamo, per l'occhio proprio anatomicamente, ecco, che può significare trapianto di cornea. Quindi, diciamo, non è tanto il numero elevato di casi quanto poi la gravità di ogni singolo caso quella che ci fa paura, ecco. Per cui, ecco, la manutenzione, si diceva prima, è un discorso fondamentale. Non che uno, sono tutti, abbiamo parlato, sicuramente si possono ottenere grandi benefici sia dall'ortocheratologia sia assolutamente dal porto delle lenti a contatto. Pensiamo ai miopi, ai pazienti col cheratocono senza lenti a contatto praticamente hanno una qualità della visione che cioè non è proponibile, quindi sicuramente la lente a contatto è una grande invenzione e non è, incoraggio io stessa, incoraggio l'uso laddove si può, soprattutto laddove si può ottenere un beneficio superiore rispetto all'uso. Senti, Vittoria. Va ovviamente considerata, come dicevamo prima, la manutenzione, che sono cose semplici ma vanno sempre ricordate. Dal punto di vista, Vittoria, proprio per fare un po' di pubblico servizio,
una cheratopatia, o come diavolo si chiama, rispetto a una congiuntivite, quali sono i sintomi? Cioè, ti lacrima un po' l'occhio per la lente a contatto? O... No, ecco, quello che dicevi tu, Massimo, è giustissimo. Cioè, la cheratite non è una congiuntivite, quindi cioè, in genere il paziente si accorge che è un evento più grave, perché comunque la cornea è un tessuto riccamente innervato dal trigemino e quindi poi quando si arrabbia fa molto male, quindi l'entità del dolore è notevolmente superiore, si associa a una reazione ciliare importante, quindi non è che l'occhio è semplicemente rosso come può essere, ma chissà, fammi vedere un pochino, cioè è un occhio che poi si sente l'occhio, proprio come dicono i pazienti, cioè quindi insomma è una cosa di cui ci si accorge, e sicuramente la tempestività nel trattamento è anche quello un altro momento cruciale. Bene, ridarei la parola a Silvio, che per qualche disguido, forse colpa mia, è arrivato solo in ritardo. Silvio, se vuoi dire qualcos'altro. Sì, potrei appunto sottolineare l'importanza della manutenzione, la selezione dei soggetti che sono candidati a questo tipo di trattamento e i controlli regolari nel tempo con serietà, fatti secondo dei protocolli validati da associazioni scientifiche. Quello che diciamo ai nostri colleghi sul territorio di avere dei protocolli validati che si riferiscono a ciò che le associazioni scientifiche hanno messo a punto, di attenersi strettamente alla collaborazione col medico oculista ad ogni minima necessità e di seguire le persone nel tempo, quindi non vendere dei prodotti ma fornire un trattamento e seguirlo nel tempo. Grazie Silvio, grazie, siamo già a un'ora e mezzo. Io potrei aggiungere questo, tirando un po' l'acqua al mio mulino di presidente di corsi laurea in ottometria, che ci vorrebbe un albo delle persone brave che sanno fare queste cose, perché magari. Mi sembra che sia il momento, insomma, di distinguere il grano dall'olio, come diavolo si dice, perché se chiunque può mettere una lente a contatto, probabilmente è un errore. Che ne dici? Sentiamo Sotti, sentiamo Davide, che rappresenta l'Accademia. Diciamo che ci si sta lavorando con Silvio anche, insomma, si lavora di concerto, Mirko ne sa qualcosa, ma anche Antonio chiaramente è probabilmente la cosa più, sarebbe la cosa più utile, più proficua assolutamente. Capire anche chi è effettivamente, come valutare poi qual è quello bravo, no? Quindi in qualche modo c'è sempre il problema di fare graduatorie, però se non la fai il problema non è che l'hai risolto. Assolutamente sì, quello è un'iniziativa sicuramente che tra le varie associazioni cercheremo di portare a termine, assolutamente. Va bene, io direi, non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa a proposito, volentieri, prego. Vedo che più o meno ha detto tutto David, quindi io ringrazio tutti, è stato un piacere, come al solito qualcosa, e noi ci vediamo tra due venerdì, si parla in inglese e si parla di lenti che fanno convergere la luce pur essendo piatte, questo Antonio. Molto interessante. Bene, arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci, grazie.